Perché scegliere carni e fini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Ma troverai anche tutto il resto per la tua spesa completa. Carni e fini, la qualità sotto casa, con 6 punti di vendita, in via Consagro 1, via Gissi 76, via Ciano 18, via Dorso 117, via Masi 36, via Lucera 151, a Foggia. E ora anche in via Senatore Nannarone 64, a Rione Martucci. Prego, ci siamo, prego. Allora, questa trasferta a Lamezia, qual è la chiave di lettura nello spogliatoio? Un po' un pensiero anche alla partita di andata, un pensiero alla classifica, ecco, cosa prevale con le aspettative? No, nessun pensiero in particolare, stiamo lavorando come abbiamo sempre fatto, con tanta voglia, con tanta anche allegria, e sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra difficile, su un campo difficile, e quindi stiamo preparando come ogni domenica. Quali sono le insidie che troverete secondo te? Anche se Lamezia ha cambiato allenatore nel frattempo, però la squadra, tranne qualche variazione, più o meno è quella del gruppo. Diciamo. Sì, sicuramente è una squadra difficile da affrontare. Poi ci giungono notizie che il terreno di gioco è anche insidioso, e quindi ci dovremmo calare nella mentalità sia di affrontare una squadra difficile e sia di trovare un campo non idoneo a giocare palla a terra. Vi aspettate una partita completamente diversa rispetto a quella di domenica scorsa come tema? Sì, infatti appunto questo, dalle notizie che ci arrivano sul campo ci stiamo preparando anche a giocare in modo diverso rispetto alla partita col Teramo, perché lo Zaccheria, il Manterboso può essere di un colore brutto da vedere, però anche domenica era abbastanza piacevole da giocarci sopra, non avevamo rimbalzi strani. Invece là ci giungono notizie che è un po' fangoso, e se piove viene tutto su, quindi qualche fraseggio verrà meno. Ecco, ma sul vostro stile di gioco può influire anche l'assenza di Quinto? Sì, Marcello è un elemento importante della nostra squadra, e quindi anche se andavamo ad affrontare un'altra squadra, l'assenza di Marcello può essere un'insidia, però sicuramente chi lo sostituirà sarà in grado di non farne risentire il ruolo in campo. Il tuo ruolo è delicato, no? Per il fatto che sei il vertice, no? del fraseggio difensivo, chiamiamolo così. Proprio del discorso proprio delle difficoltà di certi terreni di gioco, quindi vi preparate anche ad assumere un atteggiamento diverso da questo punto di vista, cioè per evitare qualche incidente di percorso che può capitare proprio per colpa di interventi. Sì, sì, infatti stiamo preparando anche la partita sotto questo punto sotto questo aspetto, che magari il fraseggio non può avvenire, e quindi ci saranno molti lanci dal portiere o da noi verso l'attaccante. E la stiamo preparando anche sotto il campo, diciamo, tutte cose, però no, va a finire. No, ecco, perché non abbiamo provato, perché la difficoltà, no, seriamente, in effetti il fatto del retropassaggio, soprattutto nel tuo caso, in qualche altra circostanza, in effetti proprio per le difficoltà del terreno di gioco ti ha messo un po' in difficoltà. Sì, le insidie ci stanno, anche se è un campo bello, diciamo, dovremmo essere bravi noi a evitare queste insidie. Senti, hai parlato di una Lamezia difficile come squadra da affrontare, perché secondo te, quali sono le loro doti migliori, pregi, per ciò che ricordi rispetto alla partita d'andata? Rispetto alla partita d'andata avevano qualche buona individualità. Poi so che il nuovo mister
ha cambiato modulo e quindi col nuovo modulo potrebbero metterci, ci potremmo trovare un po' spiazzati, però credo che ci stiamo preparando bene. E se ci mettiamo la stessa determinazione delle ultime partite potremmo uscire da Lamezia con qualche risultato utile. Piacere la consapevolezza di avere un altro tipo di squadra oggi Foggia rispetto all'andata, per vendicare tra virgolette quel passo falso che vi ha colto in un momento in cui il Foggia non era ancora soldato. Sì, sicuramente il Foggia dell'andata non era il Foggia che siamo adesso, anche se all'andata sotto la prestazione abbiamo fatto una buona prestazione, poi sotto l'aspetto del risultato no, perché perdemmo 2-0, però mi ricordo che loro ci avevano messo in difficoltà poche volte, sono riusciti a capitalizzare al massimo quando noi abbiamo concesso lo spazio. Voci di mercato non turbano nella maniera più... No, le voci di mercato sono esterne, noi ci stiamo allenando come sempre, quindi non ci turbano minimamente. Ma se arriva l'offerta che non si può rifiutare? Personalmente... Fatto che sia stato tirato in ballo il tuo nome... Non lo so, devo dire la verità, non ne so nulla e non ci sto pensando. Sto pensando a fare bene, a migliorare i miei difetti e quindi sotto l'aspetto di mercato dovete parlare col direttore di Bari. No, con te ne parlavamo dal punto di vista morale, insomma, in questo momento. No, sinceramente non mi è arrivato nulla. Le tue sensazioni, perché però con il direttore parliamo se no, cioè, no. No, a me non è arrivato nulla, quindi sono tranquillo di rimanere a Foggia, voglio rimanere a Foggia e mi sto allenando per limare alcuni miei difetti, per far sì che il Foggia arrivi tranquillo all'obiettivo prefissato. I tuoi difetti quali sono? I miei difetti sono che rischio un po' nella zona nevralgica del campo e cerco sempre un po' la giocata, alcune volte mi esce, alcune volte ho messo in difficoltà la squadra, quindi già questo è un difetto, poi altri ci stiamo lavorando. Del Sante e Zampaglione, insomma, sono due attaccanti di categoria, esperti entrambi, come vanno affrontati secondo te? Vanno affrontati con la giusta determinazione, come abbiamo affrontato Dimash e Gaeta, quindi sono due ottimi giocatori, sono giocatori di categoria, dovremmo stare attenti e essere concentrati per tutto l'arco dei 90 minuti. Un derby per te? Sì, per me è un derby, perché sono cosentino di provincia, però è un derby. Le prime impressioni sui nuovi arrivati? Forte mi sembra un buon elemento anche fisicamente, mentre è un buon centrocampista, è bravo tecnicamente e poi tatticamente non mi è dispiaciuto, anche se da poco che si è inserito nei nostri meccanismi. Mentre Kylian Mateng mi sembra un esterno molto, diciamo, un cavallaro, salta molto bene l'avversario, diciamo che la pecca sua potrebbe essere i gol. Speriamo che si sblocchi sotto questo punto di vista. Senti, io volevo chiederti solo questo. Sì. Cosentino di dove? Amendolaro, provincia di Cosenza. Sì. Amendolaro, provincia di Cosenza. Va bene? Grazie ragazzi, buona serata.